porta con te una penna, una matita, una candela o un cartello con la scritta «Je suis Charlie». Il tantam è corso in tutte le città, anche a nord-est, applicato in modi e orari leggermente diversi. Una marcia a Bassano del Grappa, flash mob a Padova e a Vicenza, un momento di semplice riflessione annunciato per domenica a Venezia. I fatti di Parigi hanno scosso le coscienze di tanti, e c'è chi, oltre a molti cittadini di fede islamica venuti a portare la loro solidarietà, che lo può confermare direttamente. Guarda, io sono francese e oggi difendere la democrazia, ma non solo la democrazia francese, la democrazia dal mondo intero, difendere le libertà, non solo quella di espressione, ma la libertà di vivere in pace semplicemente con tutti. A Treviso c'erano in particolare studenti delle medie superiori ed universitari. Hanno addobbato anche l'albero, con i volantini che tappezzavano pure il lastricato di Piazza dei Signori, dove si sono seduti con le bocche serrate da pezzi di nastro adesivo. Alla fine è giusto che noi ragazzi, noi studenti, perché alla fine è parte dagli studenti sia delle scuole superiori che universitarie, dimostriamo il nostro dissenso appunto contro questo atto e senza pensarci due volte, insomma, perché cioè, è successo lì che alla fine è veramente a due passi da qui, è un'ora e mezza di aereo, cioè non è dall'altra parte del mondo, e comunque anche se fosse dall'altra parte del mondo è giusto essere contro queste cose e essere presenti. C'è gente da Valdobbiadene, c'è gente da Treviso, abbiamo fatto girare l'evento in tutta la provincia e ora stiamo raccogliendo i risultati. Le matite sono un simbolo di questa vostra giornata di protesta? Sì, certo, perché la matita non può, deve combattere queste cose, perché ho sentito dei messaggi con chi che con la penna ferisce proiettile perisce, no, deve esserci la libertà di scrittura, di pensiero, e noi siamo qua con le matite perché devono capire che noi non molliamo. Esprimiamo la nostra rabbia, perché la nostra rabbia, la frustrazione e la tristezza che sentiamo di fronte a questo terribile crimine. Lo consideriamo un crimine contro l'umanità, contro i diritti dell'uomo, e siamo qua per ripudiare i valori della pace, dell'amore, che è quello il nostro messaggio. Il messaggio dell'Islam è un messaggio di amore e di pace e di non violenza. Sono arrivati da tutta la provincia di Udine e anche da altre zone del Friuli cittadini e cittadine di fede islamica che hanno voluto presenziare la manifestazione di solidarietà alla Francia inscenata in piazzale 26 luglio nel capoluogo friulano dal coordinamento delle associazioni musulmane. I piccoli con la bandiera italiana, le ragazze e le signore con i cartelli di dissociazione da quanto accaduto e vicinanza alle vittime della follia fondamentalista. E con loro c'era il sindaco di Udine. Noi abbiamo avuto varie manifestazioni anche contro Boko Haram da parte della comunità nigeriana, quindi qui la città di Udine, la comunità appunto anche degli immigrati di Udine, è sempre stata fermamente dalla parte dei diritti civili in tante manifestazioni, e anche oggi diciamo è molto importante che abbiano manifestato questo.